infatti siamo tra un minuto e mezzo in pausa. Io vorrei chiedere a Giuseppe, sì, che ha scritto una poesia bellissima sulla Juventus, stiamo parlando della specialità di essere juventini e di come, come dice Giampiero, se starnutisce la Juve è una notizia, le altre possono anche fare i gol di mano al 97esimo. Ci vuoi leggere? Tanto sono pochi secondi, bellissimi, perché la poesia è veramente così distendiamo prima della pausa, così poi è una poesia che insieme a un'altra che io ho letto sempre qui lo ricordo bene, è apparsa in un libro che si chiama Universo Juve, che è stato curato da Marcello Chirico, che è noto direi a tutti, e poi da un grande appassionato di cose juventine, si chiama Maner Palma, presidente dell'associazione Grandi Amici della Juventus, ed è una poesia che leggo volentieri, anche perché parla della Juventus, ma parla in generale di una cosa che forse a molti può essere capitata, cioè dell'assistere a una partita alla televisione insieme al padre, cioè o il padre insieme al figlio o il figlio insieme al padre, e si intitola La partita. Non è un piccolo dono della vita il match di calcio visto alla TV da padre e figlio insieme, momenti colorati di bianconero e gioventù, ed il festoso rito della visione, le gioie condivise e i dispiaceri, mentre spariscono dissidie e incomprensioni, e si è perfino amici, in armonia e in concordia, e si è felici, intanto che si gioca la partita che figlio e padre vorrebbero infinita. Bello, la Juve la viviamo così noi, insomma. Penso che sia così. Sì, rappresenta benissimo. Però dopo la pubblicità devo fare una domanda sulla partita. Grazie. Perfetto.